se ne sono andato. E fra i tanti amici che se ne sono andati e che ho pianto, c'è sicuramente Gianni Minà. Allora, mi è piaciuto immaginarlo esattamente come l'ho conosciuto, esattamente scarmigliato, esattamente frenetico. Un'impressione glielo potremmo dare. Con la piccola frustrazione di non avere con sé una troupe televisiva, perché accidenti. Quanti personaggi avrebbe potuto intervistare, addirittura fa sapere al grande vecchio che lui intervisterebbe volentieri anche Dio. Però poi sai come sono questi uffici stampa del paradiso, per cui non riesci a fare questa cosa. Però mi piace immaginarlo, e adesso vorrei tanto trovare il capitolo, perché a un certo punto comunque Francangelo non ce la fa a convocare tutti, perché sono 23 giocatori da una parte, 23 dall'altra, e soprattutto i sudamericani non è facile trovarli, anche perché i brasiliani, gli argentini, gli uruguagi e quant'altro. Allora pensa a Minà, che nel frattempo è diventato Minangelo, e lo propone al grande vecchio, e il grande vecchio lo convoca per sapere se si sente all'altezza della situazione. Adesso se mi date un momento, io trovo questo capitolo, Giorgio vi intrattiene da par suo per questi 30 secondi in cui sicuramente lo troverò. Eccolo qua. Ci siamo, quindi non vi intrattengo per vostra fortuna. Non vedo l'ora di conoscere questo personaggio così frenetico. Non mi ha detto il suo nome, Francangelo. Si chiama Minangelo. Aspetto, un aspetto un po' particolare. Pensi che ha chiesto, anche ottenuto, di poter tenere i baffi, quindi tutto avanti col lavoro. Il commendatore non fece in tempo a fare 2+2, che l'attesissima creatura, un po' scarmigliata, fece irruzione nel suo alloggio. Certo, Gianni, che stai proprio bene con le ali, provò a sdrammatizzare Vialli alla comparsa dell'inattesa versione angelica di Minà, all'apparenza frenetico come sempre. Certo che potresti anche pettinarti un po' meglio, aggiunse Raffaella Carrà, che è un altro dei protagonisti di questi due libri, sempre molto sensibile al lato estetico. Che poi l'unica donna di questo libro. Non sono mai stato pettinato una sola volta in vita mia, si difese quasi schermendosi la versione angelica del vecchio cronista. E con tutto quello che ho già da fare qui, figuriamoci se trovo il tempo per la togliettatura. È pronto alla missione, gli chiese con premura il grande vecchio. Non ne so ancora quasi nulla, commendatore. C'è da stare vicino a Pelé per un progetto. Lei Pelé lo ha già conosciuto? Minangelo, quasi risentito, gonfiò il petto e anche le ali. Se l'ho conosciuto, fu il primo giornalista televisivo italiano a intervistarlo quando venne in viaggio di nozze in Italia nel 1966 a Riccione. Eravamo io, Sergio Zavoli, Tonino Guerra, e poi si aggiunse anche Federico Fellini. Mi rendo conto che la mia è stata una domanda inutile, quasi si scusò il grande vecchio. Le auguro buon lavoro, c'è da rimboccarsi le maniche. È la mia specialità, commentò Minangelo, accarezzando fiero la più assurda, sdrucita e straripante agenda che fosse mai esistita fra terra e cielo. Non escluso che quell'agenda contenesse persino il numero privato di Dio, dopo Dalida e prima di Don Luci.